In questo periodo di emergenza coronavirus, tra le poche certezze sulle quali si può contare, c'è senza dubbio l'appuntamento fisso che a Teggiano, in località Misericordia, vede Agostino La Cava liberare la potenza dei suoi amplificatori e allietare per un'ora al giorno con la sua musica i suoi concittadini, costretti in casa a causa della quarantena. Un appuntamento molto atteso e gradito sia dai teggianesi che dal popolo dei social, dove ovviamente la diretta è d'obbligo. Ciao ragazzi, come va? Volevo fare un saluto a tutti gli amici di Teggiano, tutti coloro che ci stanno seguendo in questi giorni. Stiamo mettendo musica fuori il balcone per farvi ascoltare un po', perché io senza musica non riesco a stare. Mi sono portato a casa infatti la tastiera, computer, mixer, un po' di tutto per raccontare un po' gli amici, il vicinato e tutti quanti gli amici di Teggiano. E non solo, gli amici ci stanno pure seguendo su Facebook e su Instagram e ci stanno visualizzando tutti quanti, tutto il mondo, infatti anche i saluti dalla Svizzera. Purtroppo sono tempi durissimi per tutti gli operatori del settore musicale e anche per l'Agostino La Cava Band, molto richiesta ai matrimoni, alle feste di piazza, a battesimi, comunioni e compleanni. Il colpo da assorbire è durissimo. Poi volevo fare un saluto a tutti gli amici che si dovevano sposare, che dovevano fare 18 anni e feste in genere, e volevo salutare un grande abbraccio a tutti i miei collaboratori, volevo fare, perché in questo momento sono fermi come me e ci credevano in questo periodo, soprattutto che era già, mo cresceva, proprio adesso cresceva il boom. Eppure Agostino non demorde, con lo spirito che caratterizza la parte combattiva dell'Italia che non si arrende, continua a far sentire la presenza sua e della sua musica, come ha sempre fatto, anche se in modo diverso. Dalle sue frequenze ogni giorno un segnale di resistenza, di attenzione agli altri e allo stesso tempo di speranza che irradia dal Vallo di Diano. Ci vedremo quest'estate nelle sagre e spero che passa tutto questo male. E che dire più? Un saluto agli amici di Italia 2 che hanno reso possibile questo mio video. Ciao, ciao, in particolare Antonio Sica. Ciao! Così uscirà il mio comune.